Cosa devo dirvi? Questa è la crostata più buona del mondo e oggi vi faccio vedere come farla, uguale identica a questa. Prendo 250 g di farina, io qui sto usando quella di grano saraceno, la metto nella ciotola, poi aggiungo 120 g di zucchero oppure potete usare anche l'eritritolo, io sto usando quello in questo caso. Poi prendo un limone piccolo e grattugio la scorza. Poi aggiungo 5 g di lievito in polvere per dolci e do una mescolata. Poi prendo un uovo intero e lo rompo all'interno. Aggiungo anche 80 g di olio di semi e mescolo bene il tutto. Io preferisco impastare a mano così sento la consistenza dell'impasto. E a questo punto aggiungo anche 50 g di acqua. Ne aggiungo poca alla volta. Ora trasferisco l'impasto sul tavolo e gli do una forma un po' più omogenea. Diana, la mia solita domanda. Che cosa stai preparando oggi? Che ne dici di una crostata? Sì. La più buona di sempre? E Dai, a sono. voi va una crostata? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Ora prendo un foglio di carta da forno, polvere con un po' di farina di grano saraceno e comincio a stendere il panetto. Allora, come spessore la facciamo non troppo fine, quindi poco più di mezzo centimetro. Magari stendiamo ancora un pochino. Poi prendo uno stampo per crostate, il mio è da 20 cm di diametro e ha il fondo rimovibile, ma se non ce l'avete così, non importa, usate qualsiasi altro stampo per crostate che avete in casa. E ora con molta delicatezza capovolgo l'impasto sullo stampo in questo modo. E poi aggiusto i bordi. Vedrete che si spezzerà qui, ma è completamente normale. Poi tolgo l'impasto in eccesso con il coltello. Poi prendo della confettura di albicocche, 200 grammi circa, e andiamo a riempire la nostra crostata. Diana, ovviamente se non si vuole usare la confettura di albicocche si può usare un'altra a Ma piacere. certo, assolutamente sì. Diana, qual è la tua preferita? Beh, Albicocche. albicocche ma anche lamponi. La mia è albicocche. Albicocche diciamo che è la preferita. Voi ragazzi scrivetecelo qui sotto, siamo stracuriosi. Poi spezzetto anche una manciata di noci, Wow, particolare, Diana. così abbiamo un po' di croccantezza nel ripieno. E ora l'impasto avanzato lo stendiamo e andiamo a ricavare delle strisce. E con la rotellina vado a ritagliare le strisce. E ora decoriamo la nostra crostata. Poi, quando tagliamo l'impasto in eccesso, schiacciamo anche la frolla leggermente, così appiccica bene all'impasto. Diana, lo sai che io adoro le crostate, no? Ma non sei l'unico. Ora spennello la frolla con del latte di soia e poi spolvero sopra dell'eritritolo oppure dello zucchero se volete. Dai, non vedo l'ora di vederla sfornata e di assaggiarla perché, ho Che lo l'acquolina. dici? E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 35 minuti. Andiamo. La crostata è pronta, l'abbiamo sfornata, ma prima di andare ad assaggiarla, lasciate un mi piace al video, condividetelo anche, mi raccomando, supportateci perché è solo grazie a voi se noi siamo qui ogni giorno a condividere tutte queste bontà con voi. 3, 3, 2, 2, 1. 1. Ma Guardala. wow, ma questa è magnifica. Questa è Wow. una delle nostre ricette più belle. Oh, non farla cadere, Diana. Questa è una delle nostre ricette più belle, ragazzi. È veramente bellissima da vedere. Perfetta, praticamente perfetta. Devo dire che sono d'accordo con te e il profumo è ottimo. Quindi adesso spolverata di zucchero a velo, non tantissimo, è giusto per decorare. Vi faccio una bella panoramica di questa meraviglia, ragazzi. Guardate che bella. Assaggiamo la crostata. Subito, Diana. Wow. Mamma mia. Assaggiamo, Che golosità. Diana. Direi proprio di sì. Mamma mia, tu lo sai che io amo le crostate? Non è giusto che sia così buona. Non è giusto perché non posso mangiarla tutta io.